Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione settimanale di Teleliguria Sud che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. Oggi parliamo ancora di commercio, l'abbiamo fatto qualche settimana fa con Gianfranco Bianchi, presidente della Confcommercio Spezzina. Oggi invece parliamo di Sarzana, la città storica, una città che ha avuto notevole impulso sotto l'aspetto commerciale e turistico e che adesso sta attraversando un po' di difficoltà. Con chi parliamo di Sarzana? Con un personaggio storico di Sarzana, Fiammetta Gemmi, la conoscete tutti, è titolare di un caffè pasticceria storico nel centro di Sarzana in via Mazzini ed è una protagonista della sua città perché si è mossa nel campo della lirica organizzando lo Sarzana Opera Festival, partecipa poi alla iniziativa che ha avuto tanto successo negli anni passati, gli Atri Fioriti, ed è stata anche nel consiglio di amministrazione del teatro Impavidi, il teatro storico della città. Fiammetta Gemmi, come mai Sarzana è un po' in declino? Sarzana un po' in declino, come fosse un po' in declino, diciamo meglio, tutto l'assetto commerciale italiano, e forse Sarzana ne risente di più. Naturalmente la crescita di Spezia, giustissima ed è rilevante, ha fatto sì che questo travaso di persone sia mancato nelle serate sarzanesi. Certo è che mano a mano che si va avanti con le scelte turistiche, con le scelte commerciali, chi ha più buon filo farà più buona tela, ed è un motto che è molto valido ancora oggi. Le cittadine che non sono magari state all'altezza dei tempi, che non hanno saputo rinnovarsi e correre a mettere in evidenza le loro peculiarità, purtroppo ora stanno pagando degli affanni repressi. Sarzana purtroppo è caduta in questo viottolo. Sarzana è una città che incomprensibilmente è in queste condizioni, perché è una città importante, una bella città, ha un bellissimo assetto urbanistico, perché è uno spazio anche di passeggio, no, molto importante, ha delle vie dove senza pericolo, perché c'è una ZTL molto ben mantenuta. Ha dei palazzi straordinari, dei monumenti storici di grandissimo valore, basta citare la Cattedrale di Santa Maria, basta citare la cittadella, la piazza della cittadella Firmafede, disegnata a fare da Leonardo. Voglio dire, abbiamo dei tesori dove i turisti e chiunque venga, devo dire, rimangono incantati. Ebbene, perché questa città non ha ripreso quel fascino e quell'importanza e quel flusso turistico? Forse non sono mancate le pubblicità, sono mancati i tasti giusti. Io credo che per far sì che una città cresca e sia connotata in maniera importante, è che deve fare delle scelte culturali importanti anch'essa. Io ho visto che il mio piccolo sogno, che è stato il Sarzana Opera Festival, che piano piano ha fatto ingrandire in 20 anni di sacrifici e di impegno, è diventato un appuntamento molto importante. Forse lo poteva essere di più se avessimo avuto al tempo giusto, quando avevamo qui ancora, era un po' più facile muoversi per tante cose, aver avuto un teatro che funzionasse. Il teatro ci è mancato e abbiamo perso l'opportunità, con degli insegnanti importantissimi che ora sono rivolti in altre sedi, di fare un grande centro di specializzazione per il canto. Ma mancando il teatro è venuto meno, come dire, la materia prima, lo spazio più fondamentale per fare scuola. Ma detto ciò, ora finalmente il teatro si è riaperto. Questo per esempio potrà essere, ci vorrà un po' di tempo perché avrà a 3 mesi l'apertura del teatro di Sarzana, ci vorrà un po' di tempo, ma anche il teatro speriamo sia un gancio importante per far ripartire una certa cultura e quindi un certo interesse culturale per questa città. Ecco, lei ha citato il discorso del festival, sì? Sarzana Opera Festival, un appuntamento importante su cui lei ha scommesso molto, i suoi collaboratori hanno, sì, scommesso, ma c'è stato da parte dell'amministrazione, degli operatori economici di Sarzana, un aiuto veramente per renderla ancora più importante? Beh, abbiamo avuto l'aiuto fondamentale, devo dire, da parte e dell'amministrazione, in maniera come ha potuto, e soprattutto però con la banca di credito cooperativo, che devo dire ci ha dato una mano in maniera, come dire, fondamentale, perché nello statuto della banca c'è il concetto della formazione, quindi noi facendo leva su questa possibilità e su questa determinazione abbiamo
abbiamo sfruttato la possibilità di avere questi fondi per creare proprio questo centro di studio, non solo di concorso, di partecipazione, ma anche di masterclass, cioè di iniziare i giovani a un perfezionamento. E quindi questo ci siamo riusciti. Tant'è vero che noi abbiamo dei giovani che ormai sono in carriera nei teatri più importanti italiani, ma non solo italiani, direi mondiali. Basta aprire un Facebook qualsiasi, a me vengono fuori tutti i giorni ragazzi che mi mandano i saluti dai teatri del mondo che sono in grande carriera. E Sarzana è in giro nel mondo anche grazie a loro. Questa è un'operazione importantissima. Quest'anno arriviamo faticosamente alla 20ª edizione, con grande impegno da parte di tutti, da parte del nostro comitato. Tutti speriamo di poterlo fare ai massimi livelli, come per noi, che siamo riusciti a fare come le altre edizioni. Avremo delle eccellenze che anche quest'anno sono pronte a venire a Sarzana. Dipenderà un po' dalla borsa, dai cordoni della borsa, dell'amministrazione e degli sponsor che saranno più o meno generosi. Lei Fiammetta, non soltanto per Sarzana Opera Festival, ma anche per gli incontri, i dibattiti che ospitate alloggiato, che è quella splendida struttura annessa al caffè, è in pratica da molti anni un'animatrice culturale della città. Ecco, come giudica le politiche culturali di questi ultimi anni? Cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato? Mi sono già espressa, ho già detto, secondo me una città si connota per delle scelte. Certo. E se tu non fai delle scelte e su quelle rimani abbastanza, come dire, fisso su queste cose, rischi di perdere una connotazione. Quali sono le scelte che sono mancate? Le scelte che sono mancate, io ti posso dire che per quanto mi riguarda avrei fatto una scelta della città della musica, perché Sarzana ha queste piazze, tutti questi luoghi più o meno conosciuti o più o meno segreti, ma assolutamente affascinanti, che si prestano benissimo a tutto questo. Certo, caratterizzare vuol dire impegnarsi e crederci. E ci vuole quindi che anche gli amministratori un po' abbiano un cuore legato a queste scelte che tu vorresti fare. Altre volte non tutti possono condividere. Io dico che Sarzana, la musica poteva essere un aspetto importantissimo e poi avrei mantenuto in maniera, come dire, sicura l'antiquariato. Sarzana è nota per l'antiquariato. Quindi la musica e l'antiquariato erano due elementi che ci potevano assolutamente connotare. Invece l'antiquariato, un po' per la crisi diciamo mondiale, un po' perché alcune botteghe storiche sono andate magari chiudendo, avendo magari i titolari magari un'età più avanzata, quindi non hanno avuto successori in grado da poterle portare avanti. Un po' perché non si è curata, diciamocelo, come dovevamo, perché la soffitta della strada, che è la rassegna più popolare, è anche storicamente importantissima, ma sicuramente di grande interesse per turistico, è andata un po' diminuendo. Ci voleva forse più cura verso i partecipanti, verso i banchettari, chiamiamoli così. Forse aiutarli anche in un momento di crisi, pagando un pedaggio magari più economico e farli venire comunque. Oppure fare una selezione all'inizio, questo non so darti una risposta sulla cura. Il fatto che arrivino adesso consulenti da Modena per rilanciare questa soffitta nella strada... E questo per me, credi, è una grande speranza. Io lo vivo come una speranza, perché credo che senza i professionisti non si possa più fare niente. Loro sono due personaggi che ho incontrato insieme all'amministrazione, devo dire, e mi hanno fatto, per quel che abbiamo potuto parlare, una buona impressione. Hanno messo le carte in tavola e le carte sono quelle di oggi, cioè di un mercato che deve essere abbastanza specializzato. Certo. Ma soprattutto configurano nel mercato anche altri poli, sia di antichità ma anche culturali nell'insieme. E loro vivono queste cose in termini molto importanti, perché Modena Antiquaria è una rassegna molto seria, forse una tra le più importanti ormai in Italia, e anche il mercato in fiera che fanno a Parma, sono loro che in parte gestiscono queste rassegne. Quindi questi professionisti, secondo me, guidati un po' da noi, domani avremo ancora questo appuntamento che dovrebbe essere, come dire, il più esaustivo dei due che abbiamo già avuto, e arrivare a un tanto quanto. Io credo che la rassegna della soffitta non si possa non avere. Ha già capito come cambierà questa rassegna? La soffitta loro vogliono fare, le bancarelle per le strade, come sempre, nelle piazze, però fare anche degli eventi legati, culturali, e come dire, lanciare delle novità
sugli stili e sulle tendenze, ecco la parola forse più giusta che mi viene, che andranno di moda e che loro vogliono proprio far di Sarzana una rampa di lancio per queste nuove tendenze, diciamo, del collezionismo. Non lo chiamerei antiquario, l'antiquariato, lo chiamerei collezionismo, che anche questo è un tasto che va molto, che quindi incontra molte presenze. Quindi riportare un po' una rilettura, ecco, diciamo meglio, di una soffitta alla strada per certi aspetti diversi, in altri invece più seria, con delle presenze di espositori più definiti, più preparati, anche più interessanti. Ecco, lei diceva prima il binomio antiquariato, musica può essere... Musica, questa è la nostra scelta, è una, ma possono essere anche le scelte, perché ad esempio di parlare del Festival della Chitarra, per esempio lo ritengo un'esperienza... La grande rassegna Sarzana. La rassegna, l'ha perduta, io non conosco bene i limiti e le difficoltà che ha avuto questa rassegna. Certamente abbiamo perso un momento musicale che ritengo molto importante, sì, specialmente per i giovani. Ora l'Accademia Bianchi si sta dando molto da fare con i ragazzi, anche questa è una bella esperienza, ma come dire, ci vorrebbe più linfa, più credo, più interesse. Insomma, Pietrasanta è sempre il nostro triste paragone, e invece devo dire che da un punto di vista della città non vedo paragoni di bellezza, di importanza e di storia. Però da un punto di vista delle scelte, diciamo, culturali, ha fatto delle scelte importanti a suo tempo, dando ad essa la città dell'arte, la città della scultura, e le sue piazze non sono piene di banchetti o di tavolate, ma sono piene di statue meravigliose, di opere d'arte che sono veramente... Ci lavora Botero lì, ai suoi però anche questa, ma anche questa è una scelta che devono fare gli amministratori. Certo. Bisogna prendere il treno quando passa, Botero è passato di lì, ha trovato degli amministratori che hanno saputo dare casa, lo hanno convinto a rimanere. Insomma, come tu mi insegni, da una cosa nasce cosa. È vero? Lei ha toccato il tasto dei giovani. Sarzana, sino a pochi anni fa, alla sera vivevano i giovani, perché Sarzana era presa d'assalto dai giovani. Cos'è che ha allontanato i giovani dalla città? Questo credo che sia il motivo, la verità un po' di più, credo che sia Spezia. Spezia forse ha fatto nel frattempo dei luoghi di incontro, delle cose forse più interessanti per i ragazzi. Quindi i giovani di Spezia, che prima non avevano nulla a Spezia, venivano a Sarzana perché avevano incontrato questi bar che noi abbiamo incominciato, io con Loggiato, a tenere aperto, che si poteva mangiare anche a mezzanotte, per esempio. Quindi era già una novità, ma questo 20 anni fa. Ora novità non è più, perché questo ormai, se io vado in altri posti, questo è l'uso comune del turismo, dell'accoglienza per i locali che lavorano di sera, parlo. E poi perché secondo me forse non ci sono delle attrazioni, eccetto dei luoghi da ballo della variante, che sono accostatissimi dai giovani, e quindi hanno scelto questi luoghi anziché il centro storico. Io, per esempio, un'altra cosa che riterrei bella da poter proporre all'amministrazione, anche ad esempio una rassegna di cinema e di cortometraggi d'estate nelle piazze. Per i giovani potrebbe essere, non dico solo film d'autore, ma anche filmati alla Piero Angela, sull'ambiente, e creare anche questi dibattiti e presenze. Penso che i giovani a tutti questi argomenti siano interessati. Oltre allo sport, che Sarzana peraltro invece sullo sport può dire la sua. A Spezia noi viviamo di luce riflessa molto delle Cinque Terre, però voi non avete niente da invidiare a Sarzana, perché avete tutta la costa Marinella, Bocca di Magra, tutte quelle località del mare, che poi almeno una volta venivano a Sarzana. Adesso come mai l'estate non è allora così? Questo è un grosso vulnus di cui mi sta parlando, perché la Marinella è idealmente un mare, ma realmente non lo è. Diciamo, io lo dico con un grande dolore, perché io sono una fanatica di Marinella, siccome l'ho vista com'era, quindi so di cosa parlo, e quando lo racconto alle persone che vengono per la prima volta e che mi chiedono dov'è il mare, com'è il mare, sono da una parte in difficoltà, perché ho vergogna forse un po' a dire che Marinella che andranno a trovare non è quella che loro penseranno. E d'altra parte invece ci metto tutto il mio animo a raccontare com'era Marinella, questa pineta straordinaria dove non si vedeva neanche la luce. Sui palazzi sugli arenili, praticamente. Certo che mio padre fu un combattente contro queste cose, diventò pazzo quando vide i palazzi costruiti sulla sabbia, cioè non si può guadagnare, è vietato guadagnare sulle perdite, si guadagna sui profitti.
fu un errore storico. E quindi fu una frase che rimase proprio storica, non si può fare un disastro ambientale di questo tipo qua, parliamo dei lontani anni 70, ma una sabbia di quella bellezza, un arenile con delle montagne alle spalle come le Apuane, è un paesaggio unico. E una col piano il spiagge... Monte Carpione sulla destra, che ti rende anche il sole meno inviso. È vero? Il piano spiagge adesso? Cosa? Piano spiagge io non lo so, è cambiato, ma speriamo che poi lo faccia. Quante volte si è parlato di questo piano spiagge? Tante volte ce l'hanno fatto vedere, poi tante volte ce l'hanno fatto risparire davanti. Ma insomma, non doveva neanche succedere che una bellezza di spazi che ha la Monte dei Paschi non venisse sistemata. Non dico a rimanere un'azienda agricola se azienda agricola non ha più profitto, ma farne di questo una zona turistica di prim'ordine senza cambiare assolutamente l'assetto, ad esempio urbanistico, questi vecchi casolari restaurati. Si vede in Toscana, basta andare in Maremma, abbiamo degli esempi lampanti, certo, di questo tipo di turismo che la gente lo ricerca assolutamente. Bicicletta, camminate, spiaggia, cosa mancherebbe a noi? Ma secondo lei gli amministratori hanno fatto tutto per salvare Marinella? Parliamo della tenuta, della tenuta di Marinella. Io questi meandri non li conosco e non conosco davvero i termini di tutte queste loro trattative, però secondo me quando ormai, come si dice, le cose sono scappate di mano, riprenderle è difficile, perché era una trattativa da fare con un Monte dei Paschi funzionante, non con un Monte dei Paschi che è asfittico, che non voleva levarsi di mano tutto. E poi parliamo anche della colonia. La colonia di Marinella è un luogo unico. Io sarà che ci ho insegnato nei primi anni degli anni 70, la sede della scuola media Carducci, la sede distaccata, era proprio dentro la colonia Olivetti. Ebbene, è uno spazio straordinario, con un giardino all'italiana, ma raro. Abbandonato in un contesto di questa portata è veramente un disastro, lo ritengo un disastro ambientale. Dozzine di sopralluoghi, amministratori regionali, eccetera. Per poi non far mai nulla. Niente, quindi mai nulla. Anche questo, non so perché non ci sia, per tante cose si investe, per tante altre cose non si trova di denaro. Questo che non lo capisco, ma forse io sono un cittadino qualunque. Il presidente Totti alla nostra intervista rispose a questa domanda dicendo che non si poteva mettere all'asta un immobile come quello della colonia e poi mettere dei paletti talmente rigidi che chi subentra non può fare niente. E lui diceva bisogna rilanciare e fare in modo che chi compra possa anche investire su una struttura. Questo, io sono un imprenditore, io in parte devo abbracciare quello che si dice, è vero, dal buco deve fuori una fossa, altrimenti è inutile investire. Però c'è modo e modo di investire, se si mettono dei paletti ragionevoli, se si mettono dei paletti che non vadano a deturpare, non vadano a capovolgere quelle che sono le strutture più importanti, quelle che sono quelle più significative di un luogo o di una struttura come quella, che oltretutto la struttura architettonica al di pregio. E la spiaggia, giardino e spiaggia. Tutto, è una realtà straordinaria. Io al Tombolo, vicino dopo Livorno, c'è lì una cosa ma molto di pregio inferiore, che è diventato un resort per fare i bagni, per fare le terme, per fare tutto, accorsatissima. E noi ce l'abbiamo qui. Ora, un luogo di questo tipo, se fosse attrezzato, è una ricchezza per la città. È chiaro che Sarzana ne avrebbe un risultato immediato, perché come dire, è alle spalle di questa cosa. Ma io ricordo, se volete, un ricordo da bambina, quando lì c'era la colonia Caritas. Lì è stata, sì, la Caritas di Milano. Nel dopoguerra, la Caritas, questa colonia venne occupata dalla Caritas, che veniva da Milano, portava i ragazzi di queste associazioni a passare le vacanze. Iniziava la stagione, erano finite le scuole, il primo di giugno, e finiva a ottobre, a turni di 15 ragazzi a volta, di 15 giorni a volta, no, centinaia di ragazzi, cosa dico? Ebbene, in quell'occasione noi conoscemmo il famoso Papa Montini, che a quel tempo era Giovanni Montini, che era l'addetto a tutta questa organizzazione. Da noi venivano a comprare al giovedì e alla domenica col dietologo. Infatti la prima volta che sentì parlare in casa mia di dietologo fu proprio dalla colonia. Aveva questa figura che venivano a pesare a campione le paste che dovevano mangiare i ragazzi, che era il dessert del giovedì, il dessert della domenica. E poi raddoppiava la domenica perché venivano i parenti a trovare i ragazzi. E quindi c'era il doppio dessert. Quindi ho un ricordo, e quindi voglio dire,
Ma poi Marinelli in quel periodo ci andavamo, era un luogo straordinariamente bello. È un luogo assolutamente da recuperare. Recuperare, ma non so come faranno, ci vorrebbe che, come ho scritto. Ricordo quando veniva a Marinelli, portavi i cannoli caldi della sua pasticceria. Sì, mangiavano sì quelle cose lì. Eppure c'era il... Non so come si possa però aggiustare Marinella, perché il litorale è compromesso, le case sono un vulnus, le case specialmente sulla spiaggia sono un vulnus, non disastro. Sarà possibile. Quello è un disastro. Tanto è vero che ci fanno apparire bello Marina di Carrara. Sì, sì, basta svoltare, fare questa curva. Basta fare l'angolo del passeggiata che arriva fino a Viareggio. L'unica passeggiata negata è quella di Marinella, perché non si può passeggiare, c'è subito la spiaggia. Lì sono i palazzoni che fanno una barriera allucinante. Senta Fiammetta, il Sarzana ospita da molti anni con successo il Festival della Mente, che richiama migliaia di persone da ogni parte d'Italia. No? C'è chi in questa nuova amministrazione chiede, cioè lamenta che il programma sia troppo di sinistra, nel senso che ci sono relatori che, come dire, che si richiamano, si ispirano a ideologie progressiste e chiedono appunto di essere presenti quando si decideranno tema e ospiti del festival. Allora, e che ne pensa? Insomma, mettere mano a chi fa un'organizzazione, specialmente di tipo culturale, è sempre un po' un intervento a gamba tesa. Io non so dirvi bene i motivi oggettivi. Ora ci sarà stato magari delle tendenze in qualche seminario di troppa sinistrosità, diciamo così, con un termine politico, passatemelo. Però penso che nel complesso il Festival della Mente sia un evento da non cassare assolutamente, anzi da far tornare in città passando dalla porta principale come è sempre passato. Io penso che l'amministrazione di questo sia ben consapevole invece. Ora, a parte, come tu mi insegni, non tutti vediamo le stesse cose nella stessa maniera, però io credo che il Festival della Mente sia assolutamente un evento importantissimo per la città, un evento che ci caratterizza e ci connota. Abbiamo avuto e abbiamo sempre ospiti di grande rilievo in queste rassegne, che portano il nome di Sarzana anche in maniera, lo dico tra virgolette, commerciale dappertutto. C'è dubbio, anzi sarebbe interessante dilatare un po' certo. Immaginare anche un'edizione invernale. Forse sì, ecco, forse semmai è questa brevità, che in certi aspetti è la fortuna di questo festival, ma invece potrebbe essere col libro essere, come dire, riagganciata, certo, in eventi magari non identici ma a latere, e farli anche durante la stagione invernale. Ecco, io mi sposto su un terreno più leggero, no? L'angolo di San Rocco. L'angolo di San Rocco a Sarzana è un crocevia di variegata umanità, dove si celebra ogni giorno un rito, quello del gossip, no? Quindi chiacchiere anche malevoli qualche volta, comunque commenti sulla vita cittadina, eccetera. Lei lo frequenta, visto che la pasticceria è lì vicino? Lo frequenta ogni tanto? Io non lo frequento perché mi è difficile, però sulla Sarzana, io sono nata lì, sono figlia di sarzanesi e gli argomenti di cui possono parlare, ahimè, li conosciamo. Forse in maniera... Anche perché davanti c'è il municipio, quindi sì, parlo soprattutto. Sì, immagino delle politiche, che figurati, degli amministratori. Immagino bene che ci sia questo, questo luogo è predisposto a quello, che è il bello del paese, è vero, è il bello di vivere a stretta contatto di gomito, però è molte volte anche un po' grosso limite, secondo me. Perché secondo me questo non fa, secondo me, questa critica a tutti i costi, alla fine porta che nessuno poi alza più neanche la sala cinesca. Io sono un po'... I vantaggi e gli svantaggi della provincialità. Sì, sì, sì. Io però dico che bisogna un po' andare dritti di fronte. Uno, se ha delle idee, come in tutte le cose della propria vita, se è convinto, non deve dar retta troppo a tutti questi gossip, a tutti questi commenti, a tutte queste cose che fanno ridere lì per lì. Ma poi alla fine diventano... Sì. Tu mi insegni che diventano deleteri, perché poi... La gente non vuol più muoversi per nulla. Io ho cercato sempre di mantenere un buon rapporto con gli ipercritici, andando un po' per la mia strada. Reghini era il sacerdote di questo rito, sì, del gossip. È stato, sì, sicuramente, ma poi però Pino Meneghini ha fatto ben altro che il gossip. Certo, dire, una persona di grande intelligenza, di cultura, di apertura mentale, di primo ordine, era uno studioso della storia cittadina. Come? Era un gossip aristocratico il suo. Sì, certo. Poi appunto parliamo anche di gossip e gossip, no? Allora se dobbiamo fare... A proposito di gossip, sì, c'è un aneddoto che è entrato nella memoria collettiva di Sarzana. Sì. Vediamo se lo so. Riguarda due pasticceri che
rivendicavano di interpretare perfettamente la ricetta storica della Spungata. E un giorno si sono incontrati nel liceo di Sardegna e si sono accapigliati. No? Sì, uno sì. Era suo padre. No? Se lo ricorda questo episodio? Certo che me lo ricordo. Fu una cosa gravissima per lui, una cosa di grande, un'onta familiare. Beh, in effetti, insomma, mio padre era già abbastanza anziano e quindi fu abbastanza acciaccato da questa storia qua. Però poi dopo le cose si rimisero tutte in gareggiata. Ecco, la ricetta della Spungata. Perché questa famosa ricetta della Spungata, mio padre sosteneva che era la sua, la più vera, la più storica, che lui aveva iniziato per prima a fare questa cosa, questa fosse la storia, dava ragione a lui. Però al solito, come tutte le cose, c'è sempre i guelfi e i ghibellini, no, bianchi e neri, quindi, certo. E quindi, come dire, lui è sempre stato molto convinto soprattutto di una cosa, di caratterizzare una città anche da un dolce. E la Spungata doveva essere, cioè è sicuramente uno degli esempi, un emblema di Sarzana. Era una cultura della bellezza. Ma lui diceva, se Siena vuol dire panforte, Sarzana vuol dire Spungata. Quindi noi dovremmo avere questo. Spezia non ce l'ha un dolce tipico, ad esempio. No. Non credo che Spezia abbia un dolce tipico. Non so, di Sarzana, la Spungata è un dolce assolutamente storicissimo, questo è vero, al di là di mio padre. Ora il convegno di Bertoloni, ne andremo a riparlare anche di questo, perché Bertoloni proprio cita la Spungata come la facciamo noi, con tutti questi ingredienti che sono tipici degli ingredienti della zona. Lui era un botanico, certo, quindi magari... Sì, un botanico, certo. Sì. Però questo è profondamente vero. Certo, Sarzana, secondo me, non abbiamo detto una cosa che secondo me forse è quella che più connota la nostra città, ed è solo rimasta sconvolta nel senso positivo quando 3 mesi fa un convegno sulla tavola del Mastro Guglielmo ha parlato, mi sfugge il nome, un grandissimo storico dell'arte, e ha definito la tavola più importante del Medioevo europeo. Quindi Sarzana possiede un tesoro... Questo dobbiamo ricordarlo molto bene, che tutti ci possono invidiare. Ora, voi ditemi se voi trovate un'indicazione valida in tutta la città. Questo lo trovo veramente molto grave. Io se fossi amministratore, io l'ho detto, quindi lo dico qua, ma è una cosa che lo dico da molto, Sarzana, città di Mastro Guglielmo, fuori dall'autostrada, Sarzana, città dei tre papi. Sarzana ha posseduto 3 papi. Non parliamo di Niccolò V, fondatore della Biblioteca Vaticana, voglio dire, non parliamo di... Degli altri possiamo dire di meno, ma di questo possiamo dire tantissimo. Un papa fondamentale della storia dell'umanesimo. Quindi, voglio dire, Sarzana ha diritto a risalire. Ecco, ritorniamo a dove siamo partiti. È un brand che va valorizzato. Ma è vero? Non c'è dubbio. Ma io penso però, Fiammetta, che forse l'inizio della decadenza di Sarzana sia cominciato quando un sindaco di Spezia, Federici, disse basta farci comandare dai sarzanesi. Le decisioni importanti le prendono i sarzanesi. Spezia deve tornare ad essere il capoluogo di provincia. E poi sono nate le terrazze, nel frattempo Sarzana ha perso gli uffici giudiziari, ha perso l'ufficio dell'ACAM, ha visto tantissime, la pretura. La pretura. Certo. La pretura, quindi ha perso. Se pensi che Sarzana è la corte d'appello, lo scempio della urina è la corte d'appello. Forse da lì è cominciato tutto. Fino al 1920 Laurina era corte d'appello. Quindi voglio dire, Sarzana possedeva la corte d'appello. Siamo finiti in una cittadina così, anonima. E qualcuno dei commercianti di Sarzana imputa la crisi, cioè molti negozi chiusi, affittasi, vendesi, la imputa questa crisi alla ZTL. Lei ne ha parlato all'inizio dicendo che può essere una caratteristica. Allora, è veramente un bene o un male questa ZTL? La ZTL diciamo che come all'80% è un bene. Perché là dove si può passeggiare senza pericolo, che i bambini possono correre, le mamme hanno i bambini col passeggino, tu ti puoi muovere senza bisogno di guardarti indietro, che le macchine non arrivano, è una polarità non da poco. Però c'è un problema, che i parcheggi sono cari, come ormai sono cari o sono diventati ancora più cari in un momento di crisi. Secondo me nei momenti tristi dell'inverno, che sono abbastanza lunghi, che vanno da ottobre fino praticamente a marzo, aprile, noi come commercianti abbiamo chiesto una riapertura di un piccolo segmento, qui è stata mal fatta la domanda, secondo me, quindi peggiore la risposta, di un piccolo segmento della ZTL, non tutta la città, soltanto del passaggio da via Gramsci, cioè l'entrata da Piazza San Giorgio, con una curva subito su via Landinelli, e rendere a parchimetro dopo le 6:30, a parchimetro a pagamento, per una sosta massima di un'ora, gestita dalla Gesto Park, colgo l'occasione per spiegarlo a tutti, per stare un'ora in centro. Questo vorrebbe dire
Un'ora di vita per i bar in più, un'ora di vita per i negozi a ritirare i pacchi che non hai potuto ritirare perché la macchina ce l'hai magari troppo lontano, perché non sempre bel tempo, quando piove c'è l'ombrello, quando non piove c'è il passeggino, quando non c'è il passeggino c'è una persona magari anziana al braccio che non puoi invece abbandonare. Cioè, la comodità della macchina è fondamentale. Questo secondo me potrebbe essere un piccolo aiuto che viene dato ai commercianti. Non riaprire tutta la ZTL mai più, soltanto per un periodo d'estate invece non serve, perché d'estate così anche un percorso fino a Porta Parma, Porta Romana, che sono i due parcheggi più importanti della città, e lo stesso Porta Piazza Vittorio Veneto, sono utilissimi. Quindi questa cosa poteva essere affrontata e vediamo se l'amministrazione per l'anno nuovo ci metta mano e ci faccia un pensiero su questa nostra richiesta. Ha colto qualche differenza, qualche fermento nuovo nella nuova amministrazione rispetto al passato, o per adesso c'è continuità di veduta, di visione? Continuità, non lo so, io direi che c'è più ordine nelle strade, nella pulizia, lo vedo, questo sono sincera, lo vedo. Certo, loro parlano molto del pregresso, capisco che chi è andato, si è trovato dopo 70 anni di una amministrazione che si è mossa in una certa maniera, che ha fatto in una certa maniera, loro stanno rimettendo in ordine tante carte, e questo è perdere un po' tanto tempo rispetto ai progetti che devono essere. Per noi questo tempo ci sembra lungo, perché noi veniamo da una situazione, come dire, già asfittica degli anni precedenti. Per loro i giorni sono giorni, per noi invece i giorni sono diventati mesi. Quindi c'è un po' questo gap che non riusciamo forse a intenderci. Loro ci dicono che non siamo ancora pronti perché ci vuole la giunta, ci vuole questo. È vero, ci vogliono dei passaggi, come dire, ordinari che sono d'obbligo, però tutti questi passaggi in effetti portano via del tempo. Sarzana ha bisogno di punture di rocce fin, non è più sufficiente la spinta aspirina. È vero? Uno dei problemi, benissimo, almeno leggendo le cronache dei giornali, è la benedetta piazza della stazione dove è quasi diventata invivibile. Come si può risolvere, secondo lei, quel problema? Lì ci vuole di nuovo una presenza, perché al solito, come tutte le cose, quando si lasciano un po' andare, il degrado diventa sovrano. Non era possibile che tutti questi giardini, specialmente vicino alla stazione, fossero diventati luogo di spaccio, luogo di soggiorno di certi personaggi che è meglio perderli che incontrarli. Soprassedere, non aver fatto dall'inizio una bella ripulisti, ha fatto sì che questi abbiano preso casa, abbiano preso luogo di manovra della loro vita, del loro traffico. Quindi ci vorrà del tempo perché riescano, come dire, a spedirli. E anche questo spazio che c'è tra la stazione, queste zone che abbandonate, che vengono occupate da queste persone senza casa, è un bel problema. Anche questo è un bel problema che deve essere sicuramente, andrà, visto tra l'amministrazione e le Ferrovie dello Stato. Non credo che altri possano interferire in questi spazi che sono non dell'amministrazione, ma appartengono... Si prevedono telecamere, certo, più presenza più, di... Più telecamere, anche forse più personale. Più personale, forse certo. le caserme che abbiamo, sia dei carabinieri, sia della Polizia di Stato, che sono, come dire, attivi, per carità, niente, però forse sono insufficienti negli uomini. Ma non c'è dubbio. E anche forse il servizio dei vigili urbani stessi. Non sono così... La stazione ferroviaria è diventato pericoloso, in effetti andare di sera mi sono trovata... E devo dire, con circospezione, sì. Ho attraversato il sottopassaggio. Per noi sono atteggiamenti abbastanza inusuali. Sarzana era una città dove ti muovevi con tutta sicurezza, non ci pensavi neanche. Abbiamo avuto questi episodi quest'inverno che ci hanno fatto un po' tutti rimanere perplessi. E il palazzo che sta sovrastando il Laurina, ormai la Bego Laurina? Questo veramente è una cosa che mi fa soffrire. Se te lo devo dire, Piero, questa è una cosa che mi fa soffrire. Perché una cosa così bella che poteva finalmente essere ritornata alla luce del sole, finalmente la città aveva, come dire, una porta dopo gli obrobi Botta e gli obrobi delle case polacche, che chiamo io, quelle prima di Botta. Ah, sì. Nella vecchia, io sa che ricordo benissimo la vecchia vetreria, che era uno spazio meraviglioso. Lo stesso pastificio Piavero, due spazi bellissimi dal punto di vista dell'archeologia industriale, voglio dire, parliamo visto di, è vero, due cose terribili. E ho detto, fermiamoci qua.
Piazza San Giorgio, mi guardo, non c'è più la piazza, è tornata ad essere, non c'è più esso, e abbiamo di nuovo l'Aurina che splende, che è davanti a noi. Certo, aver visto dietro quello proprio che hanno costruito è impensabile, questo è veramente impensabile, e soprattutto non aver pattuito un parcheggio sotterraneo, che è la cosa poi più utile e più giusta per una città. Ormai non si può più parlare di macchine in superficie, altrimenti sei veramente ai tempi del... Questo è un lascito purtroppo della vecchia amministrazione. Questa amministrazione non ho capito perché abbiano fatto questo guaio, è un guaio che ci rimarrà, voglio dire che certo, i privati hanno pagato, hanno avuto tutte le autorizzazioni. Qual è il privato che si tira indietro? Stanno cercando di evitare il quinto piano, di contrattare questa cosa. Sì, certo, il quinto piano è un orrore in più, però è... Se mi, dici l'orrore ormai c'è, voglio dire, il quinto piano è vero, meglio un in meno, però la piazza è fortemente compromessa, è un altro brutto accesso in città. Noi abbiamo l'accesso dell'autostrada che non caratterizza Sanzana, mentre avremmo l'entrata dalla parte dell'Aurelia di Carrara, un'entrata civile col viale, diciamo, del viale Mazzini. No, il viale della villa Landini, quello è un viale bello che ci fa, che quando uno entra molto bello. E poi inquadra Porta Romana. Poi c'è davvero, quel parco di Villa Landini che sarà. E poi ci sono i bei giardini, presto. Voglio dire. Villa Landini, speriamo che ritorni un po' a dove deve andare. L'entrata dalla stazione, se la stazione verrà rimessa in pista, è una bella entrata col viale 21 luglio, con questi begli alberi, queste belle case, è un'entrata più che civile che avrebbe Sanzana. E invece l'entrata dall'autostrada, signori, è rimasta l'entrata di via Genova di quando ero bambina io. Sì. La stessa strettoia, una strada da barocci, una strada che si riempie, non è, per arrivare a Sanzana molte volte impieghi più 20 minuti più che andare a Spezia, per niente. Vero, unicamente perché non può, perché è tutto stretto. Fiammetta, siamo alla fine ormai, sì, della nostra chiacchierata. Lei prima ha parlato di Spungata come dolce tipico di Sanzana. Il piatto tipico di Sanzana qual è? Il piatto tipico di Sanzana, per la cucina sanzanese sono parecchi, non c'è proprio un piatto che... Le tagliatelle alla contadina, per esempio, è un piatto tipico di Sanzana. Il coniglio con le barbe è un piatto coniglio tipico... Coniglio con? Con le barbe, con le scorte nere. Ah. È un piatto tipico che noi, per esempio, facciamo. E poi anche noi il pesto, la cima alla genovese, che però è una cima diversa la nostra rispetto a quella che fanno a Genova, questo lo posso dire, e sono questi i piatti che ci devono connotare. Quanto può giocare la cucina, la gastronomia nel turismo di una città? Molto, può giocare molto, e deve giocare molto specialmente la peculiarità della cucina che andiamo dove andiamo, perché molte persone ormai si muovono con un'app e cercare dove si mangia quella cosa particolare, dove si degusta quel cibo particolare. Noi di questo siamo, come dire, in pieno mare, sia nella parte salata che nella parte dei dolci. Perfetto, Fiammetta. Si chiude qui la nostra chiacchierata, intervista con Fiammetta Gemmi, che ci ha rappresentato i problemi e le aspettative di Sanzana con competenza e con vivacità intellettuale. Ringraziamo lei, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Io e Riccardo Sottani ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo per un nuovo approfondimento. Grazie.